Ciao a tutti ragazzi, sono ancora io, il mio canale e questo è un nuovo video solo per voi. Questo sarà un video importantissimo per me perché questo progetto l'ho iniziato già l'anno scorso, ma inizialmente l'ho un po' abbandonato, ecco, durante soprattutto il periodo estivo perché con le uscite, con le vacanze non sono più riuscita a stargli dietro, però quest'anno voglio riprenderlo in mano e essere più costante. Per cui quello di cui voglio parlarmi è il mio blog, il blog di MedAlexis. Se volete dopo ve lo faccio vedere, ma intanto ve ne parlo. Quest'idea è nata perché tanti mi hanno chiesto i miei appunti, cose dalle quali ho studiato, i miei libri e così via. Così ho deciso di rendere pubblici i miei appunti di biologia e poi continuare con le cose che comunque io già non avevo, incrementando con magari conoscenze anche un pochino più dettagliate che magari apprendevo durante il corso del tempo, e cominciare anche la parte di matematica, fisica, chimica e basta in realtà, perché logica e cultura generale non le tratterò. Avevo un'idea, ovvero quella di pubblicare una volta alla settimana un argomento su una materia. Pensavo di fare 4 argomenti al mese, di cui uno di biologia, uno di chimica, uno di matematica, uno di fisica. Quando naturalmente finiranno gli argomenti, continuerò principalmente con gli altri che mancano. Se voi avete delle richieste o un argomento che non avete capito in dettaglio, io posso descrivere o comunque spiegare quell'argomento, magari dando la priorità rispetto agli altri. Quindi è molto importante che comunque voi magari mi scriviate, che non abbiate paura, e nei commenti o anche su Instagram. La mia idea quindi è quella di pubblicare, il link lo troverete sul mio profilo Instagram, sarà qua e si chiama MedAlexis. Ora vi faccio vedere com'è strutturato il blog. Allora, ok, la pagina iniziale è questa, AlexisCSTT. As MedAlexis. Benvenuto nel blog di MedAlexis, qui ci sono i cookies, vabbè, come sempre. Qui ho spiegato un po' perché del blog e qui c'è tutta un sommario dove troverete pagina 2, apparato cardiocircolatorio, pagina 3, sistema respiratorio e così via. Questi erano tutti gli appunti che io avevo fatto e avevo preso durante il mio anno in ingegneria biomedica nel corso di biologia, anatomia, fisiologia, che era un corso unico di 9 crediti. E quindi ve li ho resi pubblici. Adesso vi faccio vedere uno di questi, ad esempio l'apparato cardiocircolatorio. Partiamo con il cuore. Il cuore è un organo alloggiato nella cavità toracica e tutta la spiegazione. Qui troverete appunto i miei disegni. Avendo il computer con la penna riesco anche a fare i disegni da sola, riesco a modificare quello che non mi piace e quindi risulterà essere molto più facile, ecco, riconoscere l'immagine o comunque capirla. E possiamo vedere i miociti del cuore, questi sono tutte quante le parti del cuore, le foto, i vasi, le varie strutture e così via, la circolazione, flusso laminare del sangue, questi sono tutti appunto gli schemetti, caratteristiche dei capillari, fino adesso andiamo veloci, andiamo giù 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 giù, la coagulazione, ok, è finito. E possiamo vedere che qua si possono scrivere i commenti direttamente dal blog, ma solitamente nessuno li scrive, tutti quanti mi fanno direttamente delle domande su Instagram, però non c'è problema, anche se me li scrivete qua a me va bene. E se volete poi un altro argomento, basterà semplicemente o andare alla pagina successiva, o se volete un argomento specifico, magari volete il sistema muscolare, schiacciare sempre il link. Io ve li posizionerò sempre in questo modo e ogni volta che appunto pubblico faccio pagina 16, titolo e link. Se per seguire il blog, quindi per avere una email una volta che io pubblico, basterà scrivere iscriviti. Ora ho 22 followers, però naturalmente se vi iscrivete io sarò più felice. E niente, semplicemente riceverete una semplice mail. Dopodiché qui potete trovare il mio link di Instagram e il mio link di YouTube, oltre a quello già di questa pagina. Posso inoltre spiegarvi che, cioè in realtà avevo pensato
di fare una cosa annessa appunto a questo blog. Il blog infatti tratterà un argomento teorico. Io già di solito facevo dei quiz su Instagram sulle storie, però quest'anno ho pensato di creare un altro format per fare questi quiz riguardo a quell'argomento. Il format con il quale lo farò, cioè ne ho un'idea, ma non ne sono ancora convinta, quindi farò le mie prove, dopodiché a ottobre, circa metà ottobre così penso, o forse un po' prima, e metterò appunto in atto le mie idee. E ve le farò sapere sul mio profilo. Dopodiché la correzione ve la farò e penso però su Instagram. Questo è quello a cui ho pensato e secondo me mi sembra appunto la cosa migliore da fare, però vabbè, se voi avete dei consigli potete sempre scrivermeli, sono ben accetti in base alle vostre esigenze. Naturalmente il blog sarà molto utile per coloro che dovranno ritentare il test oppure per coloro che sono in quarta o in quinta superiore che stanno studiando per il test per la prima volta. Io infatti ne avrei avuto bisogno e dato che appunto non avevo comprato molti libri, avevo semplicemente comprato l'Arte Quiz e l'Alfa Test, ma avere degli appunti più inerenti o comunque più dettagliati risulta sempre essere molto utile, tanto alla fine è una lettura abbastanza veloce e comunque di argomenti interessanti e naturalmente appunto vi aiuterà molto per il test. Un'ultima cosa che volevo dirvi è che ho tante altre idee in mente per questo canale, per ora non voglio svelarvele, ma a suo tempo vi metterò sempre la foto con annessa descrizione su Instagram di quello che faccio. Già per il blog comunque l'avevo fatto l'anno scorso, se volete ve lo faccio anche vedere, che magari lo ritrovate, eccolo qua, era il benvenuto nel blog di me da Alexis, avevo fatto tutto l'annuncio pubblicato, quindi seguitemi per ulteriori news, magari più in diretta, ecco. E su YouTube vi darò le informazioni, ecco, comunque più importanti, più dettagliate e descrittive riguardo a tutto ciò che riguarda il test e tutto il mio percorso universitario che sto facendo. Al momento sto solo studiando e però quando ci sarà bisogno di fare tirocini io vi aggiornerò. E con questo vi saluto, lasciate un like, commentate, iscrivetevi in base a ciò che vi fa più piacere. E ciao, alla prossima!